Atto 3, Tatsumaru, forse finiamo Tenchu 2 quest'oggi. Titolo che secondo me se oggi dovessero fare un remake spaccherebbe di brutto. Anche perché per come viene raccontato già normalmente è fighissimo. Immaginatevelo in un remake con, diciamo, i potenziamenti che si potrebbero fare oggi sia graficamente sia a livello di gameplay. Sarebbe veramente fighissimo. Spero che qualcuno ci pensi. Prima o poi porti di nuovo in Ouge questa serie. Se volete vedere gli altri gameplay, mi trovate linkati in basso. Se volete seguirmi altri social, se vi fa piacere, magari oltre YouTube, trovate sempre linkato in basso. Tutto. Fatta questa intro, io ormai le intro. Con il completamento della fortezza galleggiante, l'Aurora di Fuoco ha finalmente l'arma che le consentirà di conquistare tutto il Giappone. Il Demone di Fuoco sarà il mezzo che permetterà la realizzazione del sogno, la creazione di una nazione in cui i ninja siano padroni del proprio destino. Primo obiettivo, il castello di Goda. Buono il proposito, ma errata l'esecuzione, perché il proposito ci sta pure, di Kagami, però l'esecuzione è totalmente errata, ammazza gli innocenti. Non ha senso. Goda ha più coraggio di quanto mi aspettassi, ma non può sconfiggere il demone di fuoco. Il castello sarà nostro! Presto Rikimaru e Ayame saranno qui. Li terrò a bada il più a lungo possibile. Cosa hai detto? Rikimaru. Ayame. Come fai a sapere? E così hai recuperato la memoria. Ma allora perché sei tornato? Un ninja cerca un luogo dove morire, e anche se i tuoi metodi sono sbagliati, il mio posto è questo. Ma perché? Perché per il tuo sogno sono disposto anche a morire. L'ha detto pure Tatsumaru. Non avevo mai pianto per incontrarti. Ma non avevo neanche mai amato. Tu sei il mio cuore. Se solo ci fossimo incontrati in un'altra situazione, sarebbe stato tutto diverso. Voglio portare tutto. Voglio provare tutto. Thank you.
fatto proprio la mossa più lunga. Mi fa sgamare. Vieni fuori e combatti! Vieni fuori e combatti! Ci hai scocciato, cioè. Pensavo gli facesse la mossa frontale, puntata a quello, perché non gliela fa? Ha!
Ma come cazzo è che non esce niente? Lo cadevo giù. Sapevo che non si aggrappa. Questo livello sta... Cazzo, non si è aggrappato? Sta scorrendo veloce.
Ehi! Ce ne stavano tre, uno vicino all'altro, vaffanculo. Come stai? Vedi Tenku? Ciao, buonasera, che Trevir. Tutto bene, tutto bene. Oggi ho anticipato la live. Dove sta? Tenku, gran gioco, gran gioco. Ma dove sta? Qua sotto. Eccoti. Thank you.
Metatsumano ce l'ho qua. Prima ho parlato del fatto che sto gioco, secondo me, fatto con le meccaniche di oggi, la grafica di oggi sarebbe stupendo. Che ne pensi tu, no? Un altro samurai. Vabbè, ma quelli penso fossero altri capitoli. Non era Tenku 2 sulla PSP. Fatto se non... Potrebbe anche essere che quello su PSP e su PS2 mi pare che ci stanno gli stessi capitoli. Però Toveren mi sembra che sta sia su PSP che su PS2. Ma comunque attenzione, non sono samurai ma ninja. Dietro. Oh, ma tutto cassa. Ha!
No, questi qua che hai nominato adesso non li conosco, sai? Perché io non sono un grande fan dei samurai, lo dico proprio frankly. Visto. Su, c'è il primo, questo qua è Tenku 2, ma c'è il primo capitolo di questo qui, che di questa saga, che non è invecchiato benissimo. Continuo a spaccarli, in speranza che esca qualcosa, ma non esce niente. L'altro stava di qua. Ehi! Vieni fuori e combatti! Ma come cazzo m'ha visto io? Anche tu uno dei signori dell'Aurora di Fuoco. Jubei, che piacere. Un potente samurai che muore sfidando un semplice ninja. È divertente. Sì, lo sarebbe. I ninja sono mercenari che colpiscono alle spalle. Vediamo se sai combattere da uomo. No, guarda che dialogo, va. Rim si tiene il pallo. Ha! 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 Ha!
doppiaggio in italiano, eh. Guarda come c'è, cioè, questa è una piattaforma di 1000 anni fa, no? Guarda come si prendeva cura dei giochi comunque. Mannaccia, no? Mi ha scassato, mi ha ucciso quel coso. Si è bloccato vicino al muro. Ma dai, ma si blocca vicino al muro. Questo è stato uno dei miei giochi preferiti della PS1. Ayame, hai dimenticato le mie parole? Lo sapevi. Adesso dovrò ucciderti. Hai ragione. Combatteremo, ma non mi ucciderai. Tutte innamorate di Tatsumaru. Perché, Tatsumaru, perché? I crimini imperdonabili devono essere puniti. Il traditore deve morire. Ayame? Tatsumaru. Mi piace il suono del tuo nome.
Avrei voluto poterlo pronunciare. Hai mantenuto la tua promessa. Sei morto per me nel più nobile dei modi. Ho sbagliato tutto. La tua morte mi ha aperto gli occhi. Oh, amore mio, la prossima volta ascolterò il mio cuore. E allora costruiremo un mondo dove i ninja potranno vivere alla luce del sole. Vedi che fine, vedi che enfasi, che bello. Una trama così che si intreccia con tre personaggi è veramente oro colato oggi. Insomma, l'autogramma è esso nonostante uccisioni normali e avvistamenti. Grazie. Stupendo, ma bellissimo. Sto gioco è veramente bello. Io quando ce l'avevo all'epoca della PS1 mi massacravo a giocarci, perché poi comunque non so tu, ma all'epoca della PS1 non è che si possedevano intere librerie Steam, quelli erano i giochi che uno aveva, erano pochi, e questo mi colpì talmente tanto perché era troppo divertente ammazzare la gente così, diciamo, come abbiamo visto fino a mo. E sono contento di averli in collezione, questo è uno di quei giochi a cui tengo di più. Sono stato anche contento di averlo rigiocato, spero che Pain, non so se Pain guarderà questi gameplay da YouTube, che è stato lui a richiedermelo. Non è finito, zitto. Fastidiosi ninja Azuma da tormentare. Questo massacro dovrebbe forse bastarmi? No, voglio più distruzione, più sangue. Presto, molto presto, il maestro sarà di nuovo con me. Lord Meiyu. Aspetto il vostro ritorno, o supremo. Sì, ma pure con la modifica, non è che compravi sempre giochi, eh. Sì, l'ho finito adesso, tra l'altro ho finito tutte e tre le storie, perché tu, come ben sai, ogni personaggio, ben sai, oddio, non lo so, se ricordi, ogni personaggio di Tenku ha la sua, diciamo, linea di storia, quindi ognuno ha la sua prospettiva, ecco, più che linea di storia. E niente, l'ho finito con Tatsumaru, che Tatsumaru quello è l'ultimo personaggio che si sblocca. Devi finirlo prima con Rikimaru e Ayame, e poi si sblocca Tatsumaru. Finito Senchu 2. Non muovetevi, cioè non muoverti tu che sei live. Tutti gli altri vi saluto. Venite in basso, linkati nei miei social se vi fa piacere. Guardatevi gli altri gameplay. Soprattutto il numero 1 di Rikimaru, che vi parlo anche un po' di collezionismo